È iscritto a parlare il senatore Centinaio, ne ha facoltà. Grazie Presidente. Beh, innanzitutto, Presidente Gentiloni, lei auspica un atteggiamento non punitivo nei confronti della Gran Bretagna. Beh, nel momento in cui qualcuno dovesse punire la democrazia, perché qui stiamo parlando, la Brexit è stato un grande esempio di democrazia, vuol dire che in Europa c'è qualcuno che preferisce la dittatura alla democrazia. E quindi, Presidente, lei andrà in Europa a parlare di Brexit. A parlare di Brexit, ma si ricordi, Presidente, che stiamo parlando di quel paese a pochi chilometri dall'Europa continentale, al di là della Manica, che è la patria della democrazia. Si ricordi, e qui facciamo un po' anche storia sportiva, che è la patria del calcio e del rugby. Due sport di squadra dove il rispetto delle regole è fondamentale. La Gran Bretagna, Presidente, è quel posto dove un governo inglese e una regina hanno permesso al popolo scozzese, dopo centinaia di anni, di autodeterminarsi con un referendum, il potere al popolo che ha deciso di restare nel Regno Unito. Nessuno in quel momento si è strappato le vesti nel momento in cui il popolo ha deciso, è stato accettato l'esito di quel referendum. La Gran Bretagna, Presidente, è quel posto dove, d'accordo con la Francia a Calais, all'inizio del tunnel sotto la Manica, è stato costruito un muro per evitare un'invasione, Presidente, un muro all'interno dell'Europa per tutelare i propri confini. La Gran Bretagna è quel posto dove ai cittadini è stato chiesto leave or remain, con un referendum, Presidente, dando potere al popolo. La democrazia, questa cosa sconosciuta ai vostri amici burocrati in Europa, di un'Europa, Presidente, sempre più matrigna. La Gran Bretagna è quel posto dove il primo ministro Theresa May ha annunciato a breve le elezioni, senza se e senza ma, con una data certa. Anche questo, Presidente, è democrazia. Lei andrà nei prossimi giorni a rappresentare il nostro paese, culla del diritto, dove, ahimè, la certezza del diritto e soprattutto delle pene sono un miraggio. Un paese che viene identificato dai delinquenti di tutto il mondo come il paese del Bengodi. Il nostro paese, Presidente, quindi lo vada a raccontare magari agli inglesi, è quello dove un governo abusivo aveva proposto un referendum costituzionale per togliere il potere ai cittadini, togliendo il diritto di voto sul Senato, aumentando il numero delle firme necessarie per richiedere un referendum e soprattutto che avrebbe dovuto togliere poteri alle regioni, quindi alle autonomie. Il nostro paese, Presidente, è quello dove due regioni, Lombardia e Veneto, chiedono un referendum consultivo per l'autonomia, che è differente dalla secessione, come va in giro a dire il Partito Democratico. E il governo fa di tutto per affossarlo, dove si chiede la democrazia e voi non ce la volete dare. Il nostro paese è quello che, grazie agli accordi tra ONG, scafisti, cooperative, Stato italiano, tutti ci guadagnano in una tratta di esseri umani che ha il solo scopo di sostituire un popolo, da italiani ad africani europei. Il nostro paese è quello dove l'ingresso in Europa è stato imposto dal signor Prodi, ingannando tutti con il suo bel faccione, ce lo ricordiamo nei telegiornali di allora. Ed è lo stesso paese, Presidente, dove la richiesta della Lega di inserire la possibilità di referendum sui trattati internazionali in Costituzione è stato bocciato da voi. Il nostro paese, pianta la tua e vai a casa, il nostro paese è quello dove, nonostante gli italiani il 4 dicembre vi abbiano detto che ve ne dovete andare, voi siete ancora lì a scaldare la poltrona, Presidente, la poltrona con un governo che avevate illuso gli italiani, avete preso in giro gli italiani dicendo che questo governo doveva servire per fare la legge elettorale. La legge elettorale la fa il Parlamento, non il governo, e siete lì a scaldare la poltrona. Ve ne dovete andare subito. Quindi, Presidente, vada a studiare tecniche di democrazia e ci porti i suoi amici del governo, ci porti anche i suoi colleghi con cui in questi giorni andrete a fare la gita in Europa. E non confonda la democrazia col populismo,
Non ci venga a dire che il male dell'Europa sono i cattivoni populisti, leghisti, lepenisti e tutto quello che ha detto fino adesso. Che il male dell'Europa è la Brexit. Il male dell'Europa sono quelli come voi che state massacrando i cittadini europei. Il male dell'Europa sono gli europeisti che da anni promettono cambiamenti per poi fregarsene per non cambiare nulla. Mi ricorda una grande storia di un grandissimo siciliano che ha scritto: cambiamo tutto per non cambiare niente. La maggioranza dei cittadini europei, lei parla, continuava a dire la maggioranza dei cittadini europei, ma cosa ne sa lei della maggioranza dei cittadini europei? Ma cosa ne sapete voi di quello che vogliono realmente i cittadini europei? E termino, Presidente, vada in Europa, come l'ho detto, e impari, magari ci porti anche Alfano così almeno impara anche un po' di inglese. E visto quello che ha detto oggi, visto quello che state dicendo e visto quello che dicono i suoi amici, vada in Europa e utilizzi un bel detto che utilizzavano i nostri nonni: un bel tacer non fu mai scritto. Grazie.